un saluto a tutti quelli che seguono da tanti anni il nostro programma. Ancora una volta ci troviamo in formato Covid, ma questa puntata la realizziamo in un momento di apertura, in un momento in cui si verifica uno spiraglio. Infatti sono stati finalmente aperti i transiti fra le varie regioni italiane e possiamo considerarlo un passo avanti verso la normalizzazione. Insomma, è un momento di speranza positiva e se c'è un colore che assorbe, che rappresenta la speranza è proprio il verde. E pensando all'agricoltura, uno dei prodotti più verdi in assoluto come colore, ma anche così come significato anche economico, è certamente i piselli. Ebbene, Conserva Italia ha dato il via alla campagna di quest'anno della raccolta dei piselli e l'ho fatto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Le superfici coltivate dai soci di Conserva Italia sono aumentate del 10% e anche questo è un dato positivo, come positive le attese che prevedono oltre 15.500 tonnellate di prodotto. L'unica incognita deriva però dalla siccità e si spera che questa in qualche maniera venga ovviata nei prossimi giorni da condizioni meteorologiche più favorevoli. Sono 680 comunque i lavoratori stagionali impiegati attualmente negli stabilimenti di Pomposa, in provincia di Ferrara, e Alseno, in provincia di Piacenza. Ricordiamo che Conserva Italia è un gruppo cooperativo che ha sede a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, associa 14.000 produttori agricoli e lavora ogni anno 600.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi, di cui 9 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna. Il fatturato del gruppo Conserva Italia è di circa 900 milioni di euro e questo gruppo dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone, fra lavoratori fissi e stagionali. Detiene marchi storici del Made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blu e Jolly Colombani. Bene. Però se si pensa alle prospettive del futuro, prospettive verdi come si diceva, bene, quando si pensa appunto al futuro però è bene anche prendere la spinta dal passato e a livello significativo si è celebrato da pochi giorni la giornata mondiale della biodiversità. In questo ambito si segnalano importanti progetti del Centro Ricerca e Produzioni Vegetali, un'organizzazione emiliana, che riguardano il recupero di grani e mais antichi, olive e oli dell'Appennino e la riscoperta di altre varietà di frutta a rischio di scomparsa. Una biblioteca, fra l'altro, di vitigni perduti, ora nuovamente coltivabili. Quindi appunto dal passato la spinta per un futuro più verde, più roseo, più ricco di biodiversità per quanto riguarda la nostra agricoltura. Attraverso la difesa della biodiversità, si legge in una nota del CRPV, possiamo recuperare prodotti antichi che si credevano ormai perduti, sviluppare nuove specie, promuovere diversi territori recuperando frutta, oli, cereali e vini della tradizione. Significativo da questo punto di vista il progetto che nasce dal presidio Slow Food della pesca di Massa Lombarda, Buco Incavato. È un progetto appena riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna che recupera la prima varietà di pesco coltivata nei frutteti in Romagna alla fine dell'Ottocento. Grazie alla collaborazione con importanti realtà del settore privato e della grande distribuzione, si sta lavorando allo sviluppo di una linea di frutti antichi come le pesche Bella di Cesena, Sant'Anna Balducci e Rosa del West, fortemente legate alle tradizioni del territorio, dai profumi e dai sapori unici. Altra importante riscoperta che viene dal passato e proiettata nel futuro è quella della biblioteca dei vitigni perduti. Di cosa si tratta? Si tratta del progetto Salvare Bioviter, di cui CRPV, il Consorzio di Ricerca per le Produzioni Vegetali dell'Emilia-Romagna, è capofila. Questo progetto ha permesso di riportare alla luce numerose varietà di uve da vino, molto interessanti dal punto di vista agronomico, enologico e soprattutto apprezzate dai consumatori finali.
Si pensa ad esempio al Verucese, una varietà precoce simile al Sangiovese che è stata recuperata nella località di Verrucchio, in provincia di Rimini, dove la viticoltura è testimoniata da vinaccioli fossilizzati trovati in una tomba villanoviana del VII secolo a.C. Ma si pensa anche all'antichissimo Festasio, recuperato nel bordo di Festà, nel Modenese, alla peculiare Tarmarina Parmense, una varietà di uva da vino senza semi, per arrivare fino alla Melara e Santa Maria Piacentina, da cui si ricava l'inimitabile vin santo di Vignoleno. Infine, anche gli oli antichi e diciamo specie di olivi particolarmente resistenti, diciamo, alle condizioni climatiche dell'Italia settentrionale fanno parte del progetto BIOS di biodiversità olivicola e di salvaguardia appunto di questi antichi olivi che l'Emilia-Romagna ha incentivato e portato avanti con nuova attenzione e nuove ricerche. Questo ha permesso di individuare piante di olivo plurisecolari dalle quali sono state riprodotte circa 8.000 piantine, distribuite in particolare in territori che vanno da Bologna a Piacenza. Durante queste ricerche, inoltre, è stata recuperata una varietà molto particolare, la degli esposti, che ha mostrato una resistenza al freddo decisamente notevole e che si sta valorizzando per dar vita ad oliveti che non temono le basse temperature, quindi particolarmente adatti per le coltivazioni nelle regioni del nord Italia. Ma proseguiamo ora con i nostri servizi, perché insomma diciamo che quest'ultimo periodo permette di riflettere, anzi ha reso necessario riflettere sulle questioni della liquidità necessaria all'agricoltura, cioè dei prestiti agevolati per sostenere l'urto non trascurabile che l'agricoltura ha dovuto subire anch'essa in relazione al coronavirus. E se per gli imprenditori agricoli manca la liquidità finanziaria, è anche vero che agli stessi manca anche la liquidità naturale, manca cioè l'acqua, perché le condizioni climatiche attuali hanno reso abbastanza rarefatte le cadute di pioggia, la disponibilità di acqua nei territori della regione. E anche di questo andremo a verificare la situazione in un servizio che ci accingiamo a vedere. Si parlerà anche nel corso di questa puntata del Parco del Delta, con un'intervista alla sua rappresentante Pagliarusco. Si parlerà di animali selvatici, anche in questo caso sono nati in relazione alla pandemia diversi problemi nelle campagne, nei territori della regione. E infine un problema su tutti, quello del lavoro, quello degli operatori stagionali da impiegare in agricoltura. Qualche spiraglio si intravede, ma la situazione merita ancora molta, molta attenzione. E i servizi seguono per dimostrare quanto abbiamo detto. Prestiti agevolati per 95 milioni di euro alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna già attivati dagli agrifidi con le risorse messe in campo dalla Regione per tagliare i tassi di interesse. Si chiude con l'ok degli istituti di credito e degli agrifidi il bando regionale che ha messo a disposizione un fondo di 3,4 milioni di euro di contributi in conto interessi. Nel corso dell'incontro tra Regione e istituti bancari sono state inoltre illustrate tutte le misure attivate da Viale Aldo Moro, compresi i nuovi bandi che metteranno a disposizione del sistema oltre 30 milioni di euro. Complessivamente sono state 1.401 le richieste da parte delle imprese del territorio, 1.210 la maggioranza per prestiti a breve termine fino a 12 mesi, le restanti 191 per prestiti a medio termine, cioè fino ad un massimo di 36 mesi, una novità questa introdotta con l'ultimo bando. Nell'assegnazione dei contributi hanno avuto priorità le aziende che operano nei territori colpiti dalla cimice asiatica e quelle condotte da giovani con meno di 41 anni. L'importo dei prestiti varia da un minimo di 6.000 ad un massimo di 150.000 euro per azienda nel caso del credito a breve termine e da 12.000 a 500.000 euro per il credito a medio termine. Una importante iniezione di liquidità in un momento difficile per tutto il comparto. Sosteniamo e diamo fiducia tutti insieme al nostro sistema agricolo, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi.
Delle risorse messe a disposizione dal bando regionale, 1 milione di euro è impiegato per il concorso del pagamento degli interessi sui prestiti a breve termine fino a 12 mesi, mentre i restanti 2,4 milioni di euro saranno utilizzati per l'erogazione dei contributi su prestiti più lunghi da 12 fino a 36 mesi, fino ad un massimo di 800 mila euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.